vi chiedete per quale motivo noi possiamo avere una immagine del mondo, io vi rispondo, certamente sorprendendovi, che possiamo perché esiste una potenza della matematica basata sul numero 10, che è 10 elevato a 10, la quale ci consente di percepire in modo assoluto. Con la potenza 10 alla 10 riesce ad ottenere in modo uguale e contrario, ossia in modo reattivo a questa azione potente effettuata in potenza, simultaneamente i due tipi di inversione che esistono. Il primo è dato attraverso il metodo opposto a quello della potenza avente base 10. E questo opposto è dato dal logaritmo decimale di quella potenza. Per cui il logaritmo di 10 elevato a 10 ci dà la visione 10. Ma c'è un secondo modo di vedere la potenza di 10 alla 10 nel suo inverso. È attraverso la potenza 10 elevato a meno 10. Che realizza un valore decimale dato da 0,000001 alla fine della decima cifra decimale. La simultanea presenza di questi due enti, uno 10 e l'altro di 1 fratto 10 elevato a 10, crea i due opposti di quanto è in atto in modo esistenziale. L'uomo è riuscito a scoprire che il metro è proprio la giusta unità dello spazio. Ebbene, quando è un metro ad essere oggetto della potenza 10 elevato a meno 10, esso dà origine all'unità dello spazio atomico. Quindi, da una parte abbiamo l'unità dello spazio atomico, dall'altra parte abbiamo il ciclo di 10 metri. Questi sono i due estremi all'interno dei quali esiste tutta la nostra rappresentazione organizzata in modo lineare, ossia organizzata nello stesso modo della massa che procede per linee e del tempo che avanza per linee. Se non ci fosse la potenza 10 elevato a 10, noi non avremmo uno strumento potente per cui poter ottenere che l'unità si muova in un ciclo lineare assoluto composto da 10 elevato a 10 unità. Non avremmo neanche il modo di concepire l'unità della nostra persona. L'unità della nostra persona è costituita da tutte le percezioni che noi abbiamo a livello atomico della nostra struttura cerebrale. Ogni parte essenziale atomica del nostro cervello è un soggetto in atto percettivo. Ma se non esistesse la potenza di 10 elevato a 10 rispetto a questa unità atomica cerebrale, noi non avremmo modo di unificare
la percezione del nostro io. Come che cosa? Come proprio quel 10 che assomiglia molto all'io, perché in effetti il linguaggio italiano, che si avvale di 21 lettere, è il linguaggio ideale a rappresentare tutto il movimento del sistema tridimensionale dello spazio nel ciclo 10. Infatti tutto il movimento, dato che lo spazio occupa tre posizioni nelle 10, tutto il movimento sempre in linea è dato da 10 meno lo spazio occupato dal 3. Quindi lo spostamento in linea del sistema tridimensionale è di 7 posizioni lineari. All'interno di tutte e tre le componenti dello spazio, ossia della componente X, della Y e della Z, 7 più 7 più 7 sono 21 componenti, e le 21 lettere del nostro alfabeto sono proprio l'idealizzazione delle quantità a livello di idea che il nostro cervello riesce a sintetizzare dalle quantità. Veramente attraverso la potenza a livello atomico di 10 alla 0, il nostro cervello idealizza lo spazio vuoto, vuoto di suono. Con 10 ciclo atomico elevato a 1, questo ciclo atomico essenziale è tradotto dalla nostra intelligenza, che funziona come un computer, sintetizzando il suono A. Con 10 al quadrato, ossia con lo spazio del ciclo, la nostra mente concepisce la lettera B, e così via di seguito. Noi abbiamo potuto mettere in ordine, proprio come nell'alfabeto italiano, A, B, C, D, E, F, esattamente questo ordine crescente, perché proprio questo è l'ordine crescente che il nostro cervello usa per determinare, attraverso la crescita di 10 alla 0, 10 alla 1, 10 alla 2, 10 alla 3, il sistema rappresentativo alfabetico, rappresentativo di quello numerico. Per cui quando io vi ho detto che noi riusciamo a percepire perché esiste la potenza 10 elevato a 10, attraverso questa potenza 10 elevato a 10 noi riusciamo a concepire la lettera L, e non dobbiamo stupirci che nella religione ebraica Dio si è chiamato Ele o Eli o El, o attualmente in quella musulmana Allah. Alla lettera L di 10 elevato a 10 noi assegniamo il valore assoluto, proprio perché la potenza 10 alla 10 è il potere assoluto in linea. La lettera M è la 10 elevato a 11 e rappresenta tutto il dinamismo di 10, perché si esprime a livello di 10 alla 10. Idem, 10 alla 12, la lettera N, corrisponde all'area 10 al quadrato che avanza interamente, ossia per 10 alla 10. In questo modo le potenze della matematica diventano possibilità di idealizzare in modo concettuale le stesse quantità che esistono in natura. Quindi noi possiamo vedere il mondo e organizzarlo in un modo coerente usando la matematica, e possiamo comprenderlo a livello ideale attraverso
l'alfabetizzazione della stessa matematica, ma interveniamo attraverso l'interpretazione data a codici, codici che organizzano l'essere e il non essere su due roccaforti. L'essere è organizzato sulla unità del decimo del ciclo, invece il non essere è organizzato su quanto è in potenza, come zero. Ebbene, attraverso 1 e 0 è possibile avere la combinazione di tutti i modi possibili in modo di avere l'esistenza di tutti i singoli ordini uguali e distinti che possano esistere, e ciascuno di noi si trova come un soggetto all'interno della sua fila di ordini e lo interpreta a livello potenziale usando proprio la possibilità offerta dalla matematica, perché tra tutti i filosofi del passato aveva perfettamente ragione Pitagora quando affermava che il numero è all'origine di tutte le cose. È vero, il numero è all'origine della nostra dimensione unitaria a livello complessivo, perché a livello di base la nostra essenza è quella atomica. Noi non potremmo essere nemmeno una unità che si comprenda come una unità se non fossimo un 10. Noi siamo simultaneamente un 10 come io e una dimensione unitaria atomica nella nostra singola possibilità a livello di atomo cerebrale. Poi attraverso le possibilità, ripeto, offerte dalla matematica, noi riusciamo ad avere di quella stringa di dati 101000 che si presenta come una espressione digitale, da quella possiamo organizzare la perfettissima visione di un mondo che esista con tempo, massa, energia, ossia cose fisiche, ma anche con valori morali come bene, amore e altre cose di questo tipo, che nella pura e semplice organizzazione dei comandi tra l'essere e non essere non esistono, come non esistono sulla traccia di un DVD. Se uno trascrive gli ordini compresi in un DVD, in cui quando si passa alla sua organizzazione ideale attraverso un software ideale e mentale, e si passa a un bel discorso di filosofia tra persone che agitano il problema dell'amore, dell'odio, dell'interesse, eccetera, tutte queste passioni dell'animo umano non esistono assolutamente a livello dei valori elementari compresi nel DVD, ma esistono quando un io è chiamato ad assumere 10 dati unitari, ma a livello di metro, ossia a livello di una dimensione 10 alla 10 volte quella nostra elementare atomica, che ci consente quindi una sintesi unitaria che poi ha un suo ciclo intero 10 in un tempo macroscopico chiamato secondo, che esiste a questa dimensione a nostro livello e che ci consente l'idealizzazione di tutto quanto ciò che esiste e noi vediamo nel mondo.